Ciao, benvenuti in un nuovo video. Allora, oggi sono qui con queste meravigliose orecchiette con le fagiane. Fagiane. E se dico fagiane, che cosa vi viene in mente a tutti se la conoscete? Estetista cinica e quindi anche Vera Lab. E oggi vi parlo di tutti i prodotti più famosi o comunque quelli che ho provato io. E sono davvero tanti. Sono davvero tanti, quindi vediamo se ne vale davvero la pena. Dunque, intanto, Vera Lab è un marchio made in Italy, completamente realizzato in Italia, è una cosa che questa mi piace. Durante i periodi di crisi ha supportato comunque sia anche ed è, come posso dire, ha continuato a supportare aziende italiane e quindi apprezzatissima già solo per questo. La logistica in Italia, la produzione in Italia, il confezionamento in Italia, ha negozi in Italia, anche se non in tutte le città, quando pensi di venire qui, dico, però si trova tranquillamente online e poi dopo seguendo i social network di Vera Lab o dell'estetista cinica si hanno spesso anche delle promozioni o delle offerte, quindi ed è abbastanza ed è vantaggioso su questo. Dunque, Cristina, che è la creatrice di Vera Lab, è davvero un'estetista qualificata e poi ha fatto tanto altro, ma comunque sia sa di cosa parla e ci sono dei prodotti che sono dei super must chiacchierati da tutti e ho voluto iniziare a provarli. Oltretutto devo dirvi che, piccolo aneddoto, il marchio lo conoscevo da tanto, ma non avevo mai provato i loro prodotti fino a quando, ed è un Natale o un compleanno, non mi ricordo, mia sorella mi ha regalato alcuni di questi prodotti. Mi si è aperto un mondo, ma davvero un mondo. E credo di essere la fagiana più fagiana possibile a questo punto. Se non sapete cosa vuol dire fagiana, sono quelle che apprezzano Vera Lab, sono le ragazze ed fan dei prodotti. Allora, direi di iniziare a parlarvene e sto pensando se partire dai must oppure da quelli più meno conosciuti, ma direi di partire dai must e quindi direi che sono tre i must: spumone, olio denso e luce liquida, che sono quelli che se ne parla di più. Oltretutto, di tutti i prodotti, sì, io ho preso le mini size, ma ho anche le full size. Ed è, c'è sia la taglia piccola che la taglia grande, quindi dipende anche dai costi, dalle esigenze, ma anche da portarsi in giro. Io adesso sono comoda con le mini size di alcuni e con le full size di altri, ma direi di partire da lui, da il prodotto per eccezione, assieme ad un altro, il prodotto per eccezione, parlo di olio denso. Allora, olio denso, olio in gel naturale nutriente ed non dice nient'altro, comunque sia è adatto a tutto. Allora, linci, completamente verde, completamente 5 stelline su 5. Il prezzo è dunque 30 ml viene 10 euro. Questo per farvi capire è il 30 ml, è questo qui. Se no, 75 ml 25 euro. C'è il fatto che con gli sconti e le promozioni la travel size non è mai scontabile, la full size sì. Si presenta così con la pompetta da cui ho perso un po' di olio. Perfetto, benissimo. Ed è cosa dire di questo prodotto? Dunque, intanto questa, se conoscete la doppia detersione, questa è la prima fase per la doppia detersione. Ma questo olio denso io lo uso principalmente per struccarmi, perché con un make-up così pesante, e io lo faccio tutti i giorni così, l'acqua micellare classica non ce la fa. Quindi olio denso. È un olio leggero, ma vedete anche la clip, che però è un super olio. Un pump, lo applico, lo massaggio sulle ciglia per struccarle, le massaggi bene, rimuove tutto il trucco super facilmente e poi dopo con un panno in microfibra lo vado a rimuovere tutto l'eccesso. È ottimo anche per struccare anche tutto il resto del viso,
non appanna gli occhi, non li irrita, non li fa lacrimare, davvero molto molto valido, super valido. Profumo delicatissimo, ma buono. E poi è valido anche per fare la doppia detersione, quindi prima la parte oleosa sul viso e poi la parte schiumogena che vedremo dopo. Quindi è anche la prima parte della doppia detersione che è tanto famosa, soprattutto perché la fanno la skincare coreana. Prodotto super valido, ma vogliamo fermarci allo struccaggio? Anche se è quello che io lo preferisco. È un olio che si assorbe velocemente, è già assorbito, ma è super nutriente, quindi è ottimo anche per la pelle screpolata, per le zone screpolate dei gomiti, per i talloni. Ho visto anche durante ed è quando non si poteva uscire di casa che si fa gli impacchi di olio denso, poi magari ai piedi, poi magari si mettono delle calzini oppure delle sacchettine in plastica, ecco, e davvero li lascia morbidissimi. Penso di usarlo per tutto, per i capelli. Adesso c'è un prodotto loro più adatto, che è proprio, però anche per la punta dei capelli, se avete le punte ed è secche, trovateci un altro uso. So di persone che hanno rimosso le macchie di pennarello dai divani in pelle con l'olio denso, quindi davvero, tranne che per friggere, va bene per tutto. Se avete la confezione da 50 litri. Io penso che la prenderò. Ora vi ho mostrato questo perché nel bagno avevo questo, che era la mini size, perché era in un set, ma davvero io lo amo alla follia. Ed ora veniamo alla seconda parte della doppia detersione, giustamente. Quindi spumone. Lui, sempre, forse erano assieme, potrebbe essere che erano un set assieme, potrebbe essere. Allora, spumone, detergente lavaviso soffice e delicato. Questo è il Come si usa? Applicare sulla pelle bagnata, massaggiare, godendosi la spumosità e risciacquare. Allora, prima cosa che vi devo dire, la prima volta che ti fanno vedere questo prodotto, ti dicono stai attenta, crea dipendenza. Sì, effettivamente è vero. Dunque, questo è il 50 ml, quindi la travel size, che è questa. 50 ml viene 8 euro, ovviamente non scontabile, mentre la full size da 100 ml viene 12 euro, quindi più conveniente la full size che effettivamente ho di là. Inci quasi completamente verde, 4 stelline su 5, davvero ottimo. Profumo delicato, ma la cosa particolare è la spumosità, è una mousse. Detergente, quindi una mousse che si applica sul viso umido, oppure inumidite le mani e poi l'applicate sul viso, si rimuove molto facilmente, lascia la pelle super detersa, bella pulita, una bella sensazione di pulizia. Con la doppia detersione va a eliminare tutte le tracce di olio, oppure anche con la detersione classica, questo mattina e sera davvero deterge la pelle senza seccarla e senza aggredirla, adatta a tutti i tipi di pelle. E anche sulla mia toglie tutto l'olio dal viso senza però andare a seccarla. Ottimo. Ma la cosa particolarissima è questa mousse. Allora, detergenti in mousse ce ne sono tantissimi di tutti i marchi che vogliamo, ma una mousse fatta così, così spumosa, per questo si chiama spumone, non l'ho trovata. E di detergenti in mousse davvero ne ho usati tanti e ne sto usando e vi parlerò, ve ne ho parlato che ma fatta così, no. Quindi almeno una volta lo dovete provare per avere un confronto con gli altri. Poi può piacervi o no, ma almeno una volta lo dovete provare assolutamente. Piccola parentesi, non pensiate che parlo super entusiasmata di tutti i prodotti. Questi mi sono piaciuti tantissimo, ma ce ne sono altri che ovviamente vi darò la mia recensione sincera. Io ho questo problema di ciuffetto che magari con olio denso riesco a risolvere. E comunque questo stra consigliato. Ora veniamo al terzo must, che è quello che anche qui tutti ne parlano. Anche questo, All Travel Size, luce liquida. Allora, questa è una lozione illuminante anti-impurità che contiene acido salicilico. Aspettate, che ve lo leggo.
tampone sul viso con un batuffolo di cotone dopo la detersione 1 o 2 volte al giorno. Io l'applico una volta al giorno, tutte le sere dopo aver deterso il viso, alla sera applico anche questo. Non uso batuffolo di cotone, ma dato che ha l'applicatore proprio fatto a tonico classico, ne metto qualche goccia sul viso, massaggio e poi me lo massaggio, soprattutto sulla zona T. Perché vi dico questo? Ma adesso ve la mostro più nel dettaglio. Perché contiene acido salicilico, che è perfetto per le impurità, per il rinnovamento cellulare, per combattere le imperfezioni, ma comunque sia tenere la pelle compatta e non aggredirla. Dunque, ve lo mostro. Questo è la Travel Size, sempre, sono tutte Travel Size, no. Questo qui. Questo è quello da 50 ml, lei piccolo, che viene 10 euro, poi c'è quello grande da 100 ml che viene 20 euro. Allora, quando dico che è luce liquida, io il fatto di illuminare il viso non l'ho riscontrato più di tanto, questo illuminare il viso, però ho notato una cosa. Allora, su tanti tipi di pelle è da applicare solamente o sull'imperfezione localizzata oppure in certi periodi del mese. Io ho notato che sulla mia pelle mista, che comunque non è sensibile, applicato tutti i giorni, dopo la detersione, alla sera mi strucco, detergo il viso, asciugo e applico questo, prima dei trattamenti abituali, quindi crema contorno occhi, crema notte, ok. Ho notato una cosa molto interessante, a mio avviso. In quel periodo del mese, che normalmente avevo uno sfogo sempre di imperfezioni, di brufoli, ma anche quelli sottopelle abbastanza notevole. Da quando uso questa, sì, ce l'ho ancora, ma molto, molto meno, molto meno. E non ho cambiato niente nella mia skincare se non questo. Quindi già dal primo mese, usandola, già dal primo mese ho notato la differenza. Questa confezione da 50 ml, usata una volta al giorno, qualche goccia, poi come faccio io, quindi senza dischetto di cotone che va a berne troppa sulle mani, così non andate a usare un dischetto che inquina, e due, usate la giusta quantità di prodotto perché lo sentite subito sulle mani, se è troppa, se è poca. Questa confezione da 50 ml tranquillamente 3 mesi me li dura, quindi davvero. E ho notato questa cosa, che oltre ad avere la pelle che comunque sia i pori meno dilatati ed meno imperfezioni anche localizzate, in quel periodo davvero ho meno imperfezioni, quindi wow. Sulle imperfezioni localizzate dicono che, dato che è anche impurità da applicare col dito, applicarcela sopra, io non ho notato differenza da questo tipo, un punto di vista non le ho notate, ma davvero va a aiutare la mia pelle a farne comparire meno, e visto che sono molto soggetta, questo davvero mi ha aiutato tantissimo e io ve lo stra consiglio. Poi, visto che siamo in tema di imperfezioni, direi di passare alle Dot Eraser. Questo è solo in full size, è un 15 ml ed è un gel con acido salicilico anti imperfezioni. Basta applicare uno strato in gel e può essere applicato da 1 a 3 volte al giorno sulla imperfezione localizzata. Allora, dunque, prima di tutto il prezzo, perché 15 ml viene, vi ho segnato, 15 euro ed è un non scontabile, quindi di quelli a prezzo pieno. Ma considerando che è un 15 ml e dato che va applicato solo sull'imperfezione localizzata, vi dura tantissimo. Il beccuccio è fatto così con l'applicatore, ma io preferisco prenderlo con applicarmelo e poi dopo andare direttamente su, quindi non applicarmelo così, ma andarlo a prelevare ed essere più precisa solo sull'imperfezione. Allora, è un gel che asciuga molto velocemente e lascia una pellicola protettiva sulla imperfezione localizzata. Andate solo lì, non intorno, perché potrebbe arrossarvi la pelle, ma vi dico subito che non è molto aggressivo, quindi non vi va a irritare la pelle, almeno che non sia davvero molto sensibile. Allora, lasciando questa pellicola sul viso, non è adatto ad applicarci sopra il make-up, quindi io lo consiglio alla sera e l'ho usato solo alla sera. Lo applico e dopo vado a dormire e la mattina rimuovo il tutto. Ok, se
fa quello che promette, quindi va a combattere le imperfezioni localizzate, quindi li aiuta a scomparire prima, più velocemente. Diciamo che ho trovato in commercio dei prodotti che davvero in qualche giorno l'hanno fatta scomparire, cioè proprio accelerano il processo a tal punto che scompare. Mentre questa è più lento, è più delicato, però è adatto anche a chi ha la pelle sensibile, mentre altri prodotti più strong, sulla pelle sensibile tendono ad arrossarla, irritarla, anche a proprio a fare venire degli sfoghi cutanei proprio, quindi no, mentre questo è adatto davvero a tutti i tipi di pelle e poi sì, funziona, mantiene le promesse, non mi ha fatto impazzire, ma vi devo dire che fa quello che promette, quindi niente da ridire. E ora veniamo agli ultimi tre prodotti. Dunque, il primo di cui vi parlo, sempre per stare in tema viso, è l'acqua micellare. Questa è un'acqua micellare detergente delicato per il viso, dice di applicare con l'aiuto di un dischetto di cotone sulla zona da detergere e sciacquare con acqua, perché voi sapete che l'acqua micellare va sempre, sempre, sempre risciacquata. Sempre. Dunque, veniamo alla confezione e il prezzo. Allora, la confezione è fatta così, quindi proprio come un'acqua micellare, si usa un dischetto di quelli in cotone riutilizzabili, si tiene un po' in posa sugli occhi ed si rimuove. Dunque, il prezzo. Allora, questa è quella piccola da 50 ml e viene 5 euro, prezzo non scontabile. Se no, c'è anche quella da 200 ml a 15 euro. Inci completamente verde, quindi tutte 5 stelle su 5. E ok, il profumo ha un profumo delicatissimo, quasi non ce l'ha, quindi è perfetta anche per chi ha gli occhi sensibili, la pelle sensibile, non crea irritazioni. Unica cosa che vi devo dire è delicata, quindi va bene per un trucco delicato su questo che ho io ad esempio oggi. Quindi mascara, matita, ombretto, matita per sopracciglia e tinta labbra non ce la fa. Non ce la fa a rimuovere tutto. Non rimuove efficacemente il mascara e i prodotti waterproof, ma non è un'acqua micellare apposita per trucco waterproof, quindi non è che non faccia qualcosa, fa quello per cui è studiata. Quindi nel caso avreste ombretto, fondotinta, correttore, cipria, li toglie senza problemi. Un trucco più strong, no, ma ci sta, ci sta. Devo dire però che ho trovato due cose super positive. Allora, intanto non la uso tutti i giorni, ma questa piccola 50 ml nel mio bagno c'è sempre. Quando sta per finire c'è già l'altra. Perché? Quando vado a struccarmi, anche questo trucco, è probabile che ci resti qualche residuo intorno all'occhio. E allora io vado a prendere un pochino di prodotto, imbevo un cotton fioc e vado solo nelle zone che voglio rimuovere i piccoli residui. Li rimuove alla perfezione, non irrita gli occhi, non me li fa lacrimare, non me li fa bruciare, che con altre acque micellari invece mi succede. Quindi questa ha lo scopo di andarmi a rimuovere i residui di trucco che gli altri prodotti non hanno rimosso. Lei è sempre nel mio bagno, sempre piccolina, ci sta. Credo che in tutto questo tempo è la seconda che compro, ci sta e davvero è super fantastica in questo modo. Se non fate dei trucchi particolari, volete rimuovere la base trucco, ed è efficace e a questo punto vi consiglio la taglia grande. Se volete farlo per i residui di trucco, ma un prodotto che comunque sia non vada ad aggredirvi gli occhi, fantastica. Dopo, una volta struccata tutta, rimosso quello che è rimasto, vi sciacquate ed è davvero, siete super super pulite. Quindi anche questo super promosso, ma ora stringiamo e veniamo agli ultimi due prodotti. Vi parlo di, prima di tutto questo qua. Kisses, burro cacao protettivo, miele e propoli. Allora, intanto già la confezione è bellissima, anche perché dentro il prodotto invece è super classico, quindi un balsamo labbra classico. Ok, fatto così, questo l'ho finito, ma comunque vedete la clip, non ha profumo, quindi è davvero basic.
Io ho adorato questa confezione e ora che l'ho finita rimuoverò questa parte perché mi è strapiaciuta. Allora, vediamo il prezzo. 4,8 grammi viene 6,80 euro. L'incio è quasi completamente verde, 4 stelline su 5. E cosa vi posso dire? Ah, dice di burro cacao protettivo, miele e propoli applicare sulle labbra al bisogno. Ok, allora, questo prodotto. Questo qui, proprio lui, burro cacao classico da applicare sulle labbra, bello nutriente, bello idratante, bello confortevole, non lascia le labbra pesanti, non le lucida e non le appiccica. Già per questo mi piace tantissimo, ma oltretutto nel periodo invernale, quando ho le labbra davvero super stressate dal freddo, questo. Uno di questo in inverno ce l'ho sempre perché mi salva l'inverno. Sento le labbra con tutti gli altri super secche, lui me le salva. Un bello strato alla sera e la mattina avete le labbra morbidissime, non tirano, non hanno pellicine, quindi aiuta anche la comparsa delle pellicine che sono super antiestetiche. Ma lo utilizzo anche in estate perché con l'allergia mi soffio tantissimo il naso, quindi non solo il naso è sempre arrossato, ma anche la parte qui delle labbra perché quella il fazzoletto va a sfregare. Applicato sempre la sera un bello strato sulle labbra, che magari sono anche secche per il sole o per il caldo, e intorno al naso vi salva il naso, non è mai arrossato, non ha mai le pellicine. Cioè, davvero, questo qui da avere sempre, sempre nel beauty e al bisogno si tira fuori. Io due confezioni, in inverno e in estate sempre le finisco perché davvero lo adoro, mi piace, è inutile, è il migliore e penso che sia qualità-prezzo il migliore. Poi ce n'è un altro che mi piace tantissimo ed è quello dell'erbolario, anche quello funziona divinamente, ma mi dura meno, quindi a qualità di qualità-prezzo vi straconsiglio questo assolutamente per qualunque stagione. Ultimo prodotto che non pensavo, e in questo caso ho preso la mini taglia per provarla, perché anche in questo caso è buono usare le mini taglie, e vi parlo della crema idratante protettiva zero smog, che è questa. E perché vi dico di ho iniziato con la travel size? Perché questa è quella da 15, aspettate che la leggo, 15 ml, questa qui, e viene 15 euro. Poi c'è la confezione grande, che è il 50 ml classico per la crema viso, e viene 45 euro. E dato che io sono molto particolare con le creme viso, e soprattutto di giorno non tendo a non usare le creme viso, ho pensato di provare prima la Travel Size. Questa è una crema viso, zero smog, idratante protettiva adatta alla pelle mista. Ed effettivamente è stata una rivelazione. Inci buono, quasi completamente verde perché 4 stelline su 5 ed ha una texture, vedete, dalla clip leggera, è molto leggera, si stende bene, si assorbe molto velocemente, quindi adatta anche come base make-up. Io però l'ho usata i giorni che non mi andavo a truccare o che volevo un trucco leggero, oppure alla sera, perché sapete che tendo davvero a lucidarmi molto velocemente ed se applico il make-up, applico il siero e non la crema. Però è una crema che se non mi vado a truccare, l'applico di giorno e non mi lucida. Magari si inizia a mettere correttore, fondotinta, cipria, forse un pochino, sì, c'ha ragione anche lei. Però è una super rivelazione. Applicata alla sera, invece, leggera, non mi sono mai trovata con la pelle unta. L'ho finita di utilizzare in estate e mai ho trovato la pelle al mattino unta. Quindi davvero è la crema adatta alla pelle mista. Ha un profumo leggermente vanigliato, ma delicatissimo ed non persiste sulla pelle, e poi ha questo flacone così a pump che è super igienico, basta un pump ed è adatto a tutto il viso, quindi poi magari se ne volete di più ne fate un altro, però si dosa benissimo, è molto comoda e super igienico. Unica cosa che quando arrivate verso la fine dovete smontarlo per prelevare la quantità finale di crema, cosa che io farò tra poco. Però
Però prima di provare la confezione full size era giusto provare quella piccola che costa meno e stra consigliata. E quindi a questo punto io ho finito con i prodotti di Vera Lab. Non ho provato i prodotti per il corpo perché fanghi, snellenti, dicono che funzionano e anche comunque l'estetista cinica dimostra come utilizzarli e i miracoli non li fanno, ma lei è la prima a dirli, ma comunque sia aiuta notevolmente. Non li ho provati perché tendo a non essere costante e se non sei costante con un trattamento, ovviamente non funzionerà, ovviamente. E questo già che non mi piacerebbe perché non sono proprio costante io e quindi penso di non provarli. Comunque, i must olio denso, spumone e luce liquida che tanto sono parlati, confermo che sono davvero fantastici e almeno una volta sono da provare, almeno a mio avviso. Magari travel size se volete, magari aspettate la spedizione gratuita se non volete spendere una cifra importante per provarli, ma davvero sono da provare. E con questo è tutto. Fatemi sapere se li conoscevate già, se avete provato qualcuno di questi prodotti, qual è il vostro preferito. Io spero vi faccio conoscere un marchio Made in Italy a cui tengo con le mie orecchiette da fagiana. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao, Ciao! ehi, sono qui. Ciao! Ti sei ricordato di mettere un commentino? Mi raccomando, mettilo qui sotto e ricorda di essere iscritto al mio canale. Solo così potrai ricevere un regalino da me. Lo sai che estraggo ogni mese? Ciao!